Simmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Baluccia Sims e oggi siamo qui, ragazzi, con lo speedcast della nostra Liza e della nostra Liza Redfield. Ebbene sì, le gemelle sono cresciute nello scorso episodio. Io ve le presento rapidamente perché, ragazzi, andate a vedere lo scorso episodio per conoscerle meglio. Però diciamo che per il momento loro sono Liza, ragazzi, è un prodigio artistico ed è una bimba buona. Mentre invece Liza, non so perché mi ha tolto, era cresciuta, ragazzi, con l'aspirazione, scusate, motoria birbante turbolenta ed è sicura di sé. Il caratterino è simile a quello della mamma, diciamo. Mi piacciono molto, hanno un viso dolcissimo e io sono curiosissima, ragazzi, di vederle al termine di questo speedcast. Quindi vi abbandono praticamente subito e direi che ci vediamo qui al termine appunto dello speedcast. Thank you.
Allora ragazzi, eccoci qua con lo speedcast che è giunto al termine. Allora, vi presento la piccola Liza Redfield, è adorabile ragazzi, ha un visino dolcissimo, mi piacciono tantissimo poi il colore degli occhi che tra l'altro hanno entrambe, quindi l'hanno ereditato da, non da Ada, perché Ada ce li ha marroni, quindi da Adrian ragazzi, quindi lei ha i colori di sua madre per quanto concerne i capelli, insomma sopracciglia, così, e invece gli occhi sono del papà, anche la carnagione credo ragazzi, perché Ada mi sembra un po' più pallida, però vabbè, comunque, questi ragazzi sono gli abiti quotidiani, questo è per diciamo l'inverno, poi abbiamo il nostro autunno, sempre ovviamente ragazzi nella nostra fantasia, poi primavera e infine l'estate. Lei ragazzi me la immagino comunque una bimba che ci tiene molto, infatti è molto femminile, guardate molto carina anche con i suoi outfit insomma formali. Poi abbiamo gli abiti da palestra, sempre invernali ragazzi ed estivi, lei è magrissima ragazzi, una cosa impressionante, non so perché ma da quando ho installato una nuova espansione, un nuovo aggiornamento. Quello che vi farà voi, fatto sta che mi crescono sempre o magrissimi o insomma belli tondini, diciamo. Poi abbiamo il pigiamino, ragazzi, invernale, appunto, diciamo autunnale, quello estivo e primaverile. E poi un paio di abiti, ragazzi, da festa. Lei adora questa acconciatura, ragazzi. Me la sono immaginata che la mattina la mamma deve stare lì a preparare questa acconciatura, ragazzi, ci vuole un bel po'. Quindi è molto molto carina, il costumino da bagno ragazzi a due pezzi, rigorosamente, ovviamente ragazzi. Poi il clima caldo, eccola qui, sempre con la sua acconciatura ragazzi, molto femminile. Lei si vede che ama il rosa ragazzi? Ok. E infine ragazzi gli abiti per il clima freddo, quindi abbiamo quelli per stare in casa, così giusto un paio di abitini per stare in casa. E poi quello per stare appunto fuori casa quando gioca con la neve, immaginato, e infine questo per la pioggia, guardate che carino che ha questo impermeabile, lo adoro. Poi invece abbiamo ragazzi la nostra, fermi che arriva, Alisa, eccola qui, guardate lei che carina con questi occhiali. Peccato che quelli che avevo prima erano soltanto per i toddler, perché avrei voluto metterli lì di nuovo. Allora, qui ragazzi con lei sono partita con degli abiti autunnali, come potete vedere lo stile è completamente diverso dalla sorella, lei ripeto, è una birbante turbolenta, quindi cerca degli abiti più pratici, diciamo, anche un po' da maschiaccio, magari, no? Che carina, guardate questa che carina con il suo look primaverile. Questo invece è quello più estivo. Poi abbiamo gli abitini formali, ragazzi. È adorabile con entrambi, le stanno molto molto bene. Quelli sportivi. Eccola qui. Poi abbiamo quelli da notte. Questo ragazzi lo adoro, cioè è proprio bellissimo. Eccola qua. Infine, ragazzi, per quanto riguarda, insomma, prima di addentrarci verso il caldo e il freddo, abbiamo gli abitini da festa. Sempre sul tono, ragazzi, del marrone, rosso, arancione. Ho scelto per lei questo colore così, questa fascia, diciamo, di colori. Poi costumino. Lei è rigorosamente intero, ragazzi, ma non perché lei si vergogni. Perché Ada le fa indossare il costume intero, avendo, insomma, essendo un po' più tondina, ragazzi. Certe volte sono gli adulti, no? Che si fanno tanti problemi. Questi sono gli abiti da clima caldo. Eccoli qui. E infine, ragazzi, gli outfit per il clima freddo. Quindi sempre un look per stare in casa. I primi due, ragazzi, sono sempre per stare in casa. Anche se questo qui, insomma, questa giacchettina però mi piaceva. E poi, ragazzi, abbiamo quello per, insomma, quando c'è la neve, insomma, fa un po' veramente freddo, diciamo. E questo invece è adorabile, guardatela quanto è carina per la pioggia. E quindi niente, ragazzi, direi che con questo speedcast noi ci possiamo fermare qua. Fatemi sapere chi è la vostra preferita, sia per quanto concerne, insomma, un po' l'outfit, diciamo lo stile, sia appunto esteticamente, magari ragazzi, chi preferite tra Alisa e appunto Liza. Eccola qui, ve la mostro di nuovo. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di ogni mio video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai miei amici youtuber. Se vi invito come sempre ad andare in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivervi, attivare la campanella, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. Vi ricordo anche che all'interno, ragazzi, del mio canale potete trovare la sezione canali che seguo e ovviamente all'interno di
Andate, iscrivetevi, mi raccomando, sosteneteli, è importantissimo. Quindi, che dire, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Ah, volevo sottolineare che a lei, ragazzi, come vi avevo già anticipato, vedete, ho messo dei capelli sul rossiccio per richiamare anche un po', ragazzi, Adrian, i colori di Adrian, visto che l'altra è cresciuta con i colori della mamma. E quindi sì, me l'immagino però mezzi marroncini, mezzi rossi, insomma non è proprio un rosso definito, ecco. Quindi dicevo, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo speedcast, questo video appunto. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate delle bimbe. Io vi auguro anche di nuovo un fantastico inizio settimana sul Sulzimmers. E non...